Buon pomeriggio a tutti, benvenuti nel nostro telegiornale. Partiamo da Montelupo Fiorentino, dove per anni, lo sapete, c'è stato l'ospedale psichiatrico alla Villa Medicea dell'Ambrogiana. Ebbene, ormai da tempo sappiamo che quello spazio sarà dedicato a una delle sedi degli Uffizi Diffusi. Stamani, in visita a Montelupo, prima di toccare altre tappe toscane, c'era il ministro della cultura Franceschini. E noi ci colleghiamo subito con Montelupo, con Gigliola Cariddi. Buongiorno Gigliola, ecco, vedo alle tue spalle la bellissima Villa Medicea. Ma raccontaci un po' che cosa è emerso da questa mattinata. Buongiorno Chiara, sì, alle mie spalle questa splendida villa, una villa che ha avuto un excursus particolare, appunto una Villa Medicea, dove è stato costruito appunto anche un convento, una chiesa e un corridoio che ricorda il corridoio vasariano, una villa che ha un approdo fluviale. Si dice che Cosimo de' Medici passasse di qui per andare a Livorno con la sua barchetta, approdava, si fermava e poi continuava. Comunque una villa che poi è passata ai Lorena, poi è diventata appunto manicomio criminale e adesso finalmente tornerà ai suoi splendori con un grosso restauro e tutto. Infatti stamani c'è stato un sopralluogo, una visita del ministro Franceschini proprio per fare il punto della situazione, una visita che servirà a chiarire molte cose, ma soprattutto che accelererà i tempi per portare di nuovo al suo splendore questa villa, anche perché durante la costruzione del manicomio criminale sono stati fatti degli errori, diciamo, per l'architettura della villa. Ora si dovranno fare dei restauri molto importanti e sia il ministro che Smith, il direttore degli Uffizi, hanno parlato di un giorno importante. Smith ha anche detto, ha parlato del turismo di massa che sta tornando. Già ieri aveva detto che ci dovrebbero essere delle regole più stringenti nelle città d'arte invase dai turisti e proprio questi luoghi lontano dalle città d'arte diffusi, questi musei diffusi sul territorio, serviranno a decongestionare le città. Ma sentiamo cosa ci ha detto il ministro. Ma questo è un luogo splendido, è evidente che qui ci serve un grande progetto nazionale. Per le dimensioni, per le risorse che servono, non può essere messo sulle spalle solo del comune o della regione toscana. Quindi siamo qua insieme esattamente per mettere insieme energie, speriamo risorse, per farlo diventare un grande progetto di recupero di un luogo splendido, una Villa Medicea splendida, a un uso culturale. C'è una bella idea su cui stiamo lavorando, sta lavorando il direttore degli Uffizi, di avere una parte delle opere degli Uffizi qua. È un progetto su cui stiamo lavorando, anche perché molte delle opere che sono nei depositi erano qua. Le risorse sono aumentate in questi anni, ma dobbiamo fare un passo lungo quanto la gamba consente. Detto questo, bisogna ragionare in grande, quindi sicuramente anche questo discorso delle Ville Medicee rientra in questa idea d'Italia come grande museo diffuso. E in più c'è una strategia su cui il Paese dovrà ragionare, su cui stiamo ragionando, perché il turismo internazionale tornerà, sta già tornando, ma tornerà imponente come era fino al gennaio del 2019, con le grandi opportunità ma anche con i grandi problemi che sono l'intasamento di alcune città d'arte, di alcuni luoghi delle città d'arte. Quindi quello che io sto cercando di fare da anni, c'è una continuità in questo nell'azione dei vari governi, è moltiplicare i luoghi capaci di attrarre turismo e di attrarre turismo internazionale. L'Italia è piena di città d'arte, di borghi, di bellezze, di ville, di siti archeologici, di luoghi paesaggistici che non richiamano il turismo internazionale che potrebbero richiamare, quindi non è più soltanto un'esigenza per diffondere crescita e ricchezza, ma anche per decongestionare i luoghi che hanno problemi di overbooking e di affollamento. Ci sono invece settori in cui il ritorno alla normalità è decisamente una notizia attesa. Ebbene, sull'export ci siamo quasi. Niente sarà più come prima, dicevamo, ma qualcosa sta effettivamente tornando ai livelli pre-Covid ed è una fortuna. Si tratta dell'export toscano che, seppur a macchia di leopardo a seconda del comparto, nel 2021 ha segnato un sostanziale miglioramento rispetto all'anno scorso, più 38,5%, stando ai dati dell'IRPET. Nei distretti, in particolare, secondo il report realizzato dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa San Paolo, la crescita è stata addirittura del 45,8%, riportando il tasso quasi ai livelli pre-Covid.
resta da recuperare circa il 2%, che corrisponde a 218 milioni di euro, ma il rimbalzo fa comunque ben sperare, soprattutto considerando che il dato è quasi il doppio della media nazionale. A trainare la ripresa anche in Toscana sono soprattutto i mercati asiatici, Cina, Corea e Giappone, ma anche gli Emirati Arabi e gli Stati Uniti, peggio gli Stati Europei. Tra i settori che hanno segnato le migliori performance in termini di esportazione spiccano la nautica di Viareggio e la camperistica della Valdelsa, spinti anche dalle nuove tendenze turistiche portate dalla pandemia. E poi l'oro di Arezzo, l'agroalimentare, il vino di Firenze e Siena, il floro vivaistico del Pistoiese. In negativo soltanto il distretto cartario di Lucca, meno 14%, così come il sistema moda nel complesso, frenato non tanto dalle produzioni o le vendite, quanto dalla mancanza di eventi come sfilate e fiere. Insomma, il famoso effetto rebound, ovvero il rimbalzo nei consumi che si ipotizzava in seguito al lockdown, sembra stia effettivamente avvenendo, con beneficio per una regione come la Toscana che basa larga parte della sua economia sulle vendite all'estero. Restano però le incognite dell'aumento dei costi di carburanti, materiali e container che pesano sul trasporto merci, così come quella della pandemia, il cui andamento nei prossimi mesi determinerà se si tratta di un exploit o di una tendenza consolidata. Si parla molto in questi giorni di pensioni perché il governo sta lavorando a una riforma del sistema previdenziale e noi siamo andati in un patronato a Firenze a sentire qual è la loro esperienza sull'argomento. La riforma del sistema pensionistico contenuta nel disegno di legge di bilancio ha ancora possibilità di essere emendata, ma alcuni punti sono ormai chiari, a partire dall'impegno del governo di tornare in pieno al contributivo, parole di Mario Draghi. A fine anno scadrà l'opzione quota 100, che verrà sostituita da quota 102, 38 anni di contributi e 64 anni di età per andare in pensione. Sono state inoltre rafforzate l'APE sociale e opzione donna. Ma quante persone in questi anni si sono rivolte a un patronato per sfruttare quota 100? Molte. Ma la fame di informazione non si è poi tradotta in altrettante decisioni di sfruttare quella possibilità. Il fatto di poter fare una scelta, ma avere preclusa una qualsiasi possibilità di fare del lavoro a persone che, tutto sommato, a 62 anni, 63 anni, hanno ancora energia, è stata una sorpresa e un fattore frenante. Sarà lo stesso per quota 102? Quota 102 non è altro che la riproposizione speculare delle norme di quota 100. Anche la possibilità di andare in pensione intorno ai 60 anni con opzione donna sarebbe apprezzata. Direi la totalità delle donne vogliano vedere le carte in tavola. Ma poi non sono molte le donne che vi ricorrono. E perché è semplice? Che la prestazione è tagliata. E è tagliata per tutta la vita. Se il tema pensioni è percepito ancora come lontano dai giovani che non sono neanche entrati nel mondo del lavoro. Pensione è proprio quella degli anziani? Esatto. Io penso che non ci andremo mai. È sicuramente cambiata la platea di chi si rivolge al patronato in cerca di certezze per il proprio futuro. Prima venivano da noi a fare la domanda di pensione, ora invece no. Al contrario di quello che si sente dire, vengono anche tantissimi giovani, vengono per progettare il loro futuro, per scegliere che tipo di lavoro fare, che contratto fare, se fare una partita IVA, se accettare un lavoro a tempo determinato, che cosa comporta la NASPI nel suo futuro, se fare il riscatto laurea, che riscatto laurea fare. E, diciamo, sono diventati clienti abituali i giovani. E sui tagli dell'INPS alle pensioni di invalidità scattano le proteste. Vediamo ad Arezzo. È un tema subdolo, come lo ha definito il segretario della SPI CGIL, che si è manifestato in un messaggio che investe il ruolo delle politiche sociali e assistenziali nel nostro paese. L'INPS ha fatto questo messaggio e mi sembra che speriamo che aspetti quello che dice il Ministero del Lavoro. Perché? Perché la Cassazione non fa giurisprudenza se non è a sezioni unite. La denuncia arriva dalle associazioni che sono sulla frontiera. Facendo cumulo con la pensione, per dire arrivano a quel minimo di 4.000 euro, gli viene tolta la pensione. Sono cose veramente assurde, ecco, perché poi noi familiari dobbiamo, per dire, cercare di venire incontro a tutto. In casa Federconsumatori è scattato l'allarme. Ci sembra che la politica dell'INPS vada proprio nel senso opposto. In questi ultimi anni stiamo registrando un costante disimpegno dello Stato, della cosa pubblica, invece dalla tutela e dalla valorizzazione dei soggetti più deboli. E la CGIL manda un messaggio forte e chiaro proprio l'INPS.
c'è un arretramento sociale, questo voglio sia chiaro, sotto gli occhi di tutti, ma non solo a livello nazionale, questo lo notiamo anche a livello locale. E ovviamente metteremo a disposizione le nostre strutture nel territorio per fare tutti quei ricorsi possibili a valanga, perché è un'ingiustizia spaventosa, parliamo, ricordo, di pensioni, insomma, di circa, di indennità, scusate, di circa 287 euro mensili. Sono 385 i nuovi positivi in Toscana nelle ultime 24 ore, età media 41 anni. Si registra ancora un decesso, un uomo di 91 anni, mentre i ricoveri sono 300, 3 in più rispetto a ieri. Di questi 26 in terapia intensiva, 2 in meno rispetto a ieri. Ma per quanto riguarda il Covid, c'è una novità importante che arriva da Dubai, ma la firma è fiorentina. Fantascienza? No, scienza. È arrivato un nuovo strumento di lotta al Covid. Si tratta di un dispositivo messo a punto dal team del professor Raul Saggini, fiorentino doc, che si può applicare in ambito sanitario e medico, per la protezione civile e nella filiera alimentare. Questo dispositivo era stato inizialmente concepito per il trattamento dei componenti volatili dello smog urbano. Adesso è stato implementato e potenziato per una maggiore protezione bidirezionale, ovvero per la sanificazione attiva dell'aria respirata e di quella espirata. Un'idea rivoluzionaria idonea a proteggere le vie respiratorie di tutti e in particolare dei soggetti allergici e sensibili, senza affaticare la respirazione. Il dispositivo, si tratta di una maschera, ha una buona tenuta ermetica senza esercitare pressione sul volto e sui muscoli facciali, annullando ogni differenza di pressione tra l'interno e l'esterno della mascherina, senza contaminazioni. È trasparente, leggera e consente di parlare senza difficoltà. Grazie alla doppia filtrazione in ingresso e in uscita, con elementi filtranti capaci di trattenere il 99,8% del virus e le nanofibre, distrugge i patogeni intrappolati. Mi fermo qui, grazie per averci seguito, un buon proseguimento di giornata.